Lily sta tornando a casa da scuola quando, all'improvviso, un enorme portale si apre davanti a lei. Curiosa, decide di attraversarlo. Il portale la porta dritta al castello del grande Zormir, un mago famoso per aver sfruttato il potere di migliaia di pietre filosofali. Non appena Lily attraversa il portale, egli lo chiude. Le dice che è stata scelta per partecipare a una grande missione e che potrà lasciare il castello solo se accetta di stare al gioco. Deve rispondere correttamente a tutti gli indovinelli e solo allora la lascerà andare. Per il primo indovinello le mostra questa immagine e le chiede di capire quale parola vi è nascosta. Puoi aiutarla? È la parola su. Bravi tutti e due. A Zormir piace giocare con i trucchi e le illusioni, così per il prossimo trucco chiama uno chef. L'uomo arriva con un carrello pieno di empanadas spagnole e a Lily viene l'acquolina in bocca. Lily deve mangiare tutte le empanadas tranne una. E deve scegliere bene perché un'empanada è avvelenata. Guarda l'immagine, puoi aiutare Lily a trovare quella che non deve mangiare? Vediamo, quella in basso a sinistra è sospetta. Una strana sostanza verde fuoriesce da quella empanada, probabilmente a causa di qualche veleno. Oh my God! Lily ne esce viva. Poi Zormir le mostra uno strano quadro con una delle sue solite illusioni. Riesce a capire quale parola è nascosta qui? È la parola neve. Per passare al livello successivo, Lily deve indovinare la risposta a questo semplice indovinello. Cosa ha le chiavi ma non apre serrature e canta senza bocca? La ragazza ci mette un po' a capirlo, ma poi indovina. Cosa ha risposto? Che è un pianoforte. Lily viene portata in una stanza vuota del castello. Non c'è nulla tranne quattro porte. Il grande Zormir dice a Lily che deve trovare una macchina del tempo dietro una di queste porte e le lascia un indizio. Fidati di una sola iscrizione e ti condurrà al tesoro. Su ogni porta c'è una scritta. Il cartello sulla porta A dice: è dietro la porta B o C? Il cartello dietro la porta B dice: è dietro la A o la D? La porta C dice: è qui dentro. E la porta D dice: non è qui. Riesci a indovinare quale porta ha aperto Lily? Vediamo. Se la macchina del tempo si trovasse dietro la porta A, allora sarebbero vere sia l'affermazione B che D. Se fosse dietro la porta B, allora sarebbero vere sia la A che la D. Se fosse dietro la porta C, allora A, C e D sarebbero vere. Ma se la macchina del tempo fosse dietro la porta D, allora le affermazioni su tutte le altre porte sarebbero false, tranne quella sulla porta B. La regola dice di fidarsi solo di un'iscrizione, quindi è dietro la porta D. Lily apre la porta e trova la macchina del tempo. Accanto ad essa c'è una serratura digitale super moderna che richiede un codice di accesso. Il problema è che, oltre ai numeri, ci sono anche delle emoji. Lily non ha idea della combinazione da premere, ma Zormir ha lasciato un indizio. 2 più 2 3 più 3 7 più 7. Puoi aiutare Lily? La ragazza deve sovrapporre i numeri l'uno sull'altro. Una volta fatto, deve girarne uno. In questo modo otterrà l'immagine di un pesce, del numero 8 e di un triangolo. Quindi la combinazione corretta per sbloccare la serratura è emoji del pesce, numero 8 e triangolo. Difficile. Il grande Zormir ha già impostato la macchina del tempo su un'epoca del passato. Così Lily viene teletrasportata ai tempi degli antichi romani.
guarda l'immagine, riesci a individuare un altro viaggiatore del tempo nella foto? Ah, eccolo! Ha in mano una torcia elettrica. Non esistevano di certo a quei tempi. L'altro viaggiatore del tempo dice a Lily che per tornare alla sua linea temporale deve scoprire cosa si nasconde in un'altra illusione di Zormir. Riesce a indovinare quale parola è nascosta qui? È la parola Do. Bene. Lily torna alla sua linea temporale, ma invece di tornare al castello, si ritrova bloccata su un'isola deserta. C'è una nota di Zormir che dice: «Il gioco è appena iniziato, devi trovare la strega del posto e chiedere il suo aiuto». Guarda l'immagine, riesci a trovare qualcosa che possa aiutare Lily a trovarla? Ah, hai occhio per i dettagli! Ci sono 4 pezzi di carta strappati che insieme formano una mappa. La mappa conduce alla dimora della strega. Camminando nel bosco verso la casa della strega, Lily si imbatte in un orso. Deve prendere una decisione e alla svelta. Può scappare dall'orso il più velocemente possibile, oppure può alzare le mani e camminare lentamente all'indietro fino a quando l'orso non sarà più visibile. Qual è la scelta migliore? Se scappasse, l'orso potrebbe sentirsi attaccato e farle del male. Quindi Lily deve scegliere la seconda opzione. Finalmente, ecco la casa della strega. Lily bussa e la strega la fa entrare. Le chiede aiuto, ma la strega è preoccupata per qualcos'altro. Stava lavorando a una nuova pozione d'amore con l'aiuto dei suoi elfi, ma si è appena accorta che la sua preziosa piuma di falco è sparita. Chiede quindi a Lily se può scoprire quale elfo l'ha presa. Lily risponde di sì e inizia a interrogarli. Arion dice di essere stato occupato a dare mele alle fate per metà della preparazione della pozione e che prima si era assicurato che la strega avesse tutti gli ingredienti necessari. Elowen dice che stava lavorando a un altro calderone per testare una pozione anti-invecchiamento. Dice anche che era sicuro di aver visto la piuma prima che la strega iniziasse. E Laria è stata tutto il pomeriggio a separare le erbe cattive da quelle aromatiche e non ha notato nulla di strano in casa. Lily si prende un po' di tempo per riflettere e alla fine trova la risposta. Riesce a capire chi è stato? Non è stato nessun elfo. Lily ha notato che la piuma caduta è rimasta incastrata in una fessura del pavimento. La strega deve averla fatta cadere e non si è accorta che era sul pavimento. La strega è felice dell'aiuto di Lily e le dice che l'aiuterà a fuggire dal grande Zormir. Apre 3 portali in modo che Lily possa scegliere quale attraversare. Il primo portale la condurrebbe a New York. Il secondo portale la porterebbe direttamente a scuola. E l'ultimo portale la condurrebbe su una bellissima isola delle Bahamas. Guarda l'immagine. Quale portale dovrebbe scegliere? Beh, potrebbe essere divertente visitare New York, ma c'è una grande tempesta di neve in corso. E perché mai qualcuno vorrebbe andare su un'isola circondata da squali? Lily dovrebbe tornare a scuola.